Thank you. Allora vorrei partire io dicendo una, dicendo una cosa. Voglio precisare lo sforzo che sta facendo sia il signor D'Angelo, il signor Scala, Tamigi, Dionisio e anche Ernesto Marino, perché sono andati via giocatori importanti, sono arrivati altri, stanno arrivando, oggi è arrivato anche un altro difensore. E il fatto che questa partita in settimana si diceva che si poteva giocare, non si poteva giocare, non per parte nostra, sino perché l'Orlandina magari non si presentava, probabilmente non si presentava, invece si presentano. E il fatto che noi oggi andiamo in ritiro per la prima volta in casa, in un albergo che faccio fatica a ricordare quando io giocavo in Serie A, se fosse andato in un albergo come quello che andremo stasera, è un segnale importante per la città. Quindi voglio sottolineare i nomi appunto di D'Angelo, di Scala, di Amici, di Dionisio e Marino, perché stanno facendo un sforzo importante e ripeto, questo è un segnale importante. La settimana prossima ci sarà il pagamento anche dello stipendio. Al di là dei risultati che sicuramente sono importanti e contano e come, io mi sento in grado di, non di ringraziare perché stanno facendo quello che devono fare, però è uno sforzo importante e ripeto, io non mi ricordo di essere andato in ritiro quando giocavo nel Napoli o anche in Udinese in Serie A, in un albergo di quello, come quello che andremo stasera, quindi questo è un segnale importante per la città secondo me. Mi sembra un segnale importante in una settimana particolare poi alla fine, perché parlare di sliding doors è facile ed è stato forse più difficile non l'aspetto di chi arriva o di chi va, ma l'aspetto di concentrarsi sul prossimo avversario. Ma vi dico la verità, ragazzi si sono allenati bene. È chiaro che poi voi magari vedete le prestazioni, se uno perde o vince, diciamo, ma in settimana magari non si sono allenati bene o si sono allenati bene. Secondo me, nel momento che noi siamo sul campo, almeno così la vivo io mi isolo da tutto, non penso a nulla, penso a quello che devo fare, penso a cercare di migliorarli, cerco di stare concentrato su ogni dettaglio e così li vedo anche a loro. Le settimane particolari non smettono di esserci, nel senso che se questa settimana è stata particolare, è stata anche quella di 3 mesi fa, uguale, identica. Quindi quello che succede quando si esce dal campo, ormai conviviamo, è per quello che io in un momento così tengo a sottolineare lo sforzo che sta facendo la società. Il mio particolare non era riferito diciamo, al mercato, ma era riferito all'avversario. Sì, ma sono problemi loro alla fine. Se loro... Però mentalmente quanto può incidere questo si gioca, non si gioca? Ma io ti dico la verità, io questa voce l'ho sentita ieri o l'altro ieri, sera, giovedì sera forse. Quindi in settimana non ci ho pensato e non ho sentito voci dei ragazzi. Qualcuno ieri, l'altro ieri, ho visto, ma si gioca, non si gioca? Certo che si gioca. E quindi questo deve essere un aspetto mentale da migliorare insomma eventualmente, e io l'ho visto in settimana, alla fine si sono allenati sempre concentrati, e quindi se l'Orlandina ha problemi noi cercheremo da domani che ne abbiano il doppio di problemi, perché domani noi dobbiamo fare una prestazione appunto per tutto questo che io ho detto all'inizio. Di grande personalità, di grande cattiveria, di grande agonismo. A me non mi interessa chi giocherà dell'Orlandina, come non mi interessava tra virgolette chi giocava nel Torrecuso, e quindi domani dobbiamo scendere in campo con la determinazione giusta di fare una partita come se fosse la più importante delle nostre carriere, perché bisogna dare anche un segnale da parte nostra, la società l'ha dato, adesso tocca a noi sul campo dare un segnale importante. Quanto è difficile dover fare quel tipo di partita in casa avendo negli occhi la partita con la Frattesi? Quanto è difficile? Difficile. Ripetere una come quella con la Frattesi non sarà facile, perché secondo me è stata la miglior partita che abbiamo giocato. Però mi piace pensare sempre in positivo. Ai ragazzi ho detto e dirò anche domani di pensare a quelle cose positive. Anche l'atteggiamento che abbiamo avuto a Torrecuso, col Torrecuso. Quindi domani devono scendere in campo come degli assatanati,
con la voglia di proprio di spaccare il mondo, con la voglia di creare più problemi a questa squadra, che è il nostro rivale domani. Da lunedì non ce ne frega niente dell'Orlandina, ma domani è la partita della nostra vita, è la partita nella quale bisogna dare un segnale di forza ai sorrentini, ma anche al resto del campionato, che noi ce la vogliamo giocare fino in fondo. Domani è fondamentale. Mi si è dato il recuso di un ambiente era molto pessimista rispetto a quello che è stata la prestazione, certo, rispetto a quello che è stato il risultato. Quanto sono pronti e quanti meriti ci sono da parte del settore giovanile, i ragazzi che praticamente di settimana in settimana si aggregano e iniziano a far parte del gruppo della prima squadra? Beh, puntare sui giovani penso che sia, almeno da quando sono arrivato in Italia io nell'anno 98, che si parla dei giovani. Chi li fa giocare poi è un po' difficile e complicato. Guardiamo la Serie A e si continua a volte a fare mercato su ragazzi stranieri, lo sono anch'io, quindi, però io sono arrivato in un altro momento. Quando si potrebbe puntare sul settore giovanile? Qua piano piano nel nostro piccolo le cose si stanno facendo bene, l'inserimento di Ferraro, di D'Ambrosio, Schiavoni che si è aggiunto al gruppo, Carpenito, c'è anche Buonomo, insomma, che hanno avuto poche opportunità, ma si può continuare a lavorare. Poi si arriveranno a giocare, non lo so, non ho la bolla di cristallo, però si sta lavorando bene, piano piano, non dico che si siano risolti tutti i problemi, ma piano piano la situazione si sta sistemando. Se si sistema a livello societario, io penso che verranno fuori più ragazzini. Mister, che cosa manca a due giorni dalla fine del mercato e dall'inizio, diciamo, delle trattative per disvincolare questa squadra? Beh, è arrivato questo Ciampi, questo difensore centrale, e dovrebbe arrivare un centrocampista under, non mi ricordo il nome adesso, o magari se me lo ricordo non ve lo dico. Lalli. Ah, lo sapete già. Esposito? Esposito? L'altro Esposito. Lo stiamo vedendo. Ancora la prossima settimana continueremo a vedere. Per quello ripeto, la società si è mossa in un momento complicato, dove sento dire che le altre squadre si stanno smantellando. Qua stanno arrivando i ragazzi, abbiamo un ritiro. Si arriva l'altro. Si arriva, sì, per quello. Quindi puntare sui giovani più questi ragazzi che stanno arrivando, secondo me le cose si stanno... Siamo giovani di parecchio. Com'è? Ci siamo un giovani di parecchio. Sì, no, ma per quello io dico che... Rispetto a chi è andato via, sono arrivati i ragazzi. È facile parlare dei giovani, del settore giovanile, se poi non li facciamo giocare, insomma, posso parlare pure io. Non dico anche per i Ciampi, Ferrari. Sì. Sono comunque più giovani di chi è andato via. Di qui è andato via, sì, quindi questa è la linea di tutti. I nuovi che sono arrivati sono stati presentati in settimana, come Altieri, Ferrara, Viscito, sono già pronti a essere inseriti in una partita in corso? No, vabbè, penso Ferrara giocherà, Viscito pure, Altieri magari partirà dalla panchina perché un pochettino in ritardo come condizione, lui non stava giocando, si stava allenando tre volte la settimana con una squadra di eccellenza, mi pare, quindi non è ancora al top, però è un giocatore, un ragazzo giovane anche lui, importante, quindi lo porteremo piano piano e poi sarà a me decidere quando farlo giocare. Che ruolo è? Beh, io non posso dire che lo avevo visto giocare già e che lo conoscevo bene. Per quello che mi hanno detto, per quello che vedo e soprattutto perché è un'età ancora che non è che ha scoperto il suo ruolo, io gioco qua e basta. Può giocare a centrocampo, in un centrocampo a tre, perché è uno che si inserisce molto. Nel nostro sistema 4-2-3-1 eventualmente in uno dei due centrocampisti, può giocare anche esterno nei tre davanti dietro la punta, ma questo tra virgolette lo deciderà lui, perché lui facendomi vedere mi farà capire dove si trova meglio. Situazione infortunati, Mario, Masini, Bisone? Beh, Bisone ha avuto una settimana un po' carico al polpaccio, non è disponibile, anche se poteva tranquillamente essere tra i convocati, ma
bisogna vedere come sarà la prossima settimana. Maio ho avuto una piccola elongazione, quindi da martedì dovrebbe essere pronto. Pasini ha avuto un principio di epovalgia e quindi lui sta seguendo un trattamento specifico per questi problemi. Probabilmente, non lo so ancora, la settimana prossima potrebbe essere disponibile, però non sono convocati questi. Sì, Pignatta? Pignatta sta bene. Con la testa come sta, soprattutto? Sì, sta bene. No, è uno di quelli via, non via, dentro, fuori? No, è dentro e quindi mi aspetto i gol di Pignatta. Assolutamente, è un ragazzo forse il più grande in questo momento. Il più grande, 34 anni. Ragazzo che si è allenato molto bene in settimana, io mi aspetto i suoi gol domani, mi aspetto una prova importante perché so che è in grado di poter essere all'altezza, di far bene, e quindi da lui che è il più grande deve partire la scossa per fare bene. Mister, un'ultima cosa, ha un pizzico di rammarico per la vicenda Visciano? No, assolutamente no. Io sono innamorato, tra virgolette, di quelli che sono qua a Sorrento. Chi non vuole stare non esiste più per me. Mi dispiace, ma non c'è qua. Io sono contento di voi tre, non di quelli che non ci sono oggi. Va bene? Okay. Sì.